Piccola caduta per quanto riguarda Bitcoin all'inizio della settimana, ma proprio fino a questa mattina ha toccato massimi di relativi, quindi non storici di questo periodo, i massimi degli ultimi mesi. Nonostante questo, nelle prime ore del giorno, quindi quasi all'alba, è iniziata una fase di discesa che lo sta portando in pratica a ridurre una parte di guadagni che erano avvenuti la settimana scorsa. In una sola giornata mangiati 1, 2, 3, 4, 5 giornate intere di oscillazione. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video di aggiornamento Bitcoin Monday, analisi per quanto riguarda i mercati delle cripto, previsioni news sulla settimana, quindi tutto quello che riguarda Bitcoin, che cosa sta succedendo, dove siamo arrivati, quali sono i livelli della settimana, quali sono le news più avvincenti e importanti che potrebbero impattare sul grafico e sull'andamento del pricing di Bitcoin di breve periodo, appunto, nella settimana. Allora, prima di andare avanti a vedere tutto quanto, ragazzi, una mention, perché mi hanno dato un bonus per voi, l'exchange CoinCall, che ogni tanto lo citiamo nel canale, anche perché è uno dei pochi exchange che ha le opzioni, ovviamente, quindi per chi è una trader importante che fa operazioni anche su questa tipologia di mercato come trader sulle opzioni, CoinCall è sicuramente un exchange che può fare al caso vostro. Ce ne sono anche altri abbastanza importanti, però questo exchange soprattutto negli ultimi periodi ha aumentato moltissimo la liquidità relativa alle operazioni di trading, quella legata ai future e poi anche quella legata alle opzioni è aumentata tantissimo. Vi consente tra le altre cose anche di fare alcuni test per quanto riguarda le diverse possibilità che le opzioni vi danno. Adesso vi faccio vedere per esempio cosa può fare. Ecco, attraverso la creazione del Position Builder possiamo andare a costruire una serie di strategie come per esempio gli Straddle, gli Strangle, i Butterfly, l'Iron Condor, la Call Put Spread. Sono tutte strategie che i professionisti delle opzioni conoscono a menadito. Allora, questo è un exchange adatto un po' per chi fa questo tipo di operatività e si protegge per esempio andando a creare operazioni composte, utilizzando magari una operazione long sul future di Bitcoin e poi un'opzione per protezione in edge, per esempio, creando strategie estremamente complesse. Questo è il bonus che vi lascio oggi. Sui depositi vi danno fino a $500 di trading bonus spendibili attraverso operazioni direttamente in piattaforma. Vi lascio il link in descrizione, non vi fate scappare questa opportunità, perché se volete testare questo tipo di exchange non è male, perché per esempio anche depositando $1000 vi danno comunque $100 di trading bonus. Usate quelli per operare e vedete come va, no? Magari, ecco, si può fare anche un'operazione diretta su un future, vedere se fate profitto e poi nyang and yang, vi portate tutto a casa. È importante poi per il testing dell'exchange. Vi lascio il link in descrizione. Allora, passiamo al calendario economico della settimana con alcune delle notizie più importanti che impattano sul mercato, quelle relative ai discorsi dei presidenti della Banca Centrale Europea e poi alcune cose relative alle richieste dei sussidi di disoccupazione. C'è da dire che però, ancora una volta, questo tipo di informazioni al momento non sono, secondo me, impattanti per quanto riguarda il mercato, in quanto non hanno dati che possono scioccare quello che già sappiamo. Quindi ancora una volta poca roba per quanto riguarda l'impatto di volatilità di questo tipo di news. Molti di voi a questo punto è doveroso, insomma, parlare della questione legata all'Italia, quindi strettamente a chi abita in Italia, relativa alla tassazione, proposta folle di tassazione di Bitcoin in maniera esagerata al 42%. C'è stata una sommossa, abbiamo fatto una live dedicata, andatela a vedere, dove ho chiamato anche sia ovviamente chi si occupa della materia fiscale, insomma, che ne sa più di me, e sia anche le istituzioni, per capire un po' come si stanno muovendo nei settori delle cripto. Hanno fatto comunque tante cose, c'è anche una petizione del buon Marco Cavicchioli che andate a firmare, ragazzi, la trovate anche su X, anche se la riesco a mettere, ve la metto anche nella descrizione del video. C'è sicuramente un'apertura, se non erro, da un deputato senatore
della Lega, se non ricordo, che ha detto che rivedranno un po' questa normativa. Al di là di tutto, ho espresso anche la mia opinione sul discorso che, anche rivedendo questo tipo di normativa, bisognerebbe rivedere un po' il ragionamento che c'è dietro, più che la normativa, che sicuramente così è inaccettabile, ma è il ragionamento che c'è dietro nel proporre una cosa del genere, che è più folle della proposta stessa. Questo ne ho parlato diverse volte. In ogni caso, al momento non ci sono aggiornamenti, probabilmente questa norma verrà rivista, vediamo come, dove e quando. Quindi prima di parlare e di fare gossip o cose inutili, è sempre meglio vedere effettivamente il testo di legge corretto che verrà poi presentato, e poi ad ognuno ovviamente le proprie conclusioni. Allora, passando invece all'analisi di quello che riguarda l'andamento Bitcoin, per quanto riguarda la questione dell'attuale situazione, stiamo andando a chiudere un movimento di circa 10-12 giorni, di solito così, adesso siamo a 11-12 giorni, sarebbero domani o massimo dopodomani, insomma. Questo è un movimento che nel breve periodo è normale. Io qui lo dico in maniera chiara, e ci sono anche dei livelli che vedremo oggi sotto i quali questo movimento, che è normale, diventa pericoloso, non rischioso, pericoloso. Però al momento questi tipi di ritracciamento, anche per l'atteggiamento che ha avuto Bitcoin negli ultimi mesi, che è completamente diverso dopo l'approvazione degli ETF rispetto a quello che abbiamo visto negli anni scorsi, infatti ancora una volta dovremmo attendere un eventuale breakout dei massimi storici per comprendere se questo atteggiamento di Bitcoin è solo dovuto all'attuale fase di probabile accumulazione da parte degli ETF, oppure è dovuto proprio a un cambio strutturale del mercato, perché i cambi, ragazzi, avvengono, e avvengono proprio nel momento in cui determinati player importanti, come può essere un investitore istituzionale attraverso gli ETF, vanno a mettere lo zampino e cambiano radicalmente l'atteggiamento del mercato. Ora, non facciamoci influenzare da precoci, no? Situazioni di è cambiato tutto, no? Perché in realtà questo lo vedremo solo nei prossimi mesi, quindi ha poco senso. Al momento, questa fase di ribasso a livello di analisi tecnica configura come un retest, quindi un pullback del livello di resistenza che era stato rotto precedentemente, che è questa zona 1 e 2. Il mercato sta provando una fase di pullback, e soprattutto un pullback anche su una delle mie due medie mobili, che al momento potrebbero ritornare a funzionare, perché fino a quando il mercato è in barra di congestione delle medie mobili hanno impatto. Chi ha fatto i miei corsi lo sa, ragazzi, è un impatto zero se il mercato è in barra di congestione, mentre hanno maggiore impatto quando il mercato ritorna in trend, e questo lo fa ogni tot tempo, ovviamente molto spesso resta in congestione per tanto tempo, quindi bisogna capire anche questa differenza. Allora, l'attuale situazione di analisi tecnica è molto molto semplice: c'è un tentativo di pullback. Poi vi faccio vedere anche una questione che molti la stanno portando avanti, cioè la questione di questo canale discendente che è stato breccato la scorsa settimana. Questo è un canale che noi possiamo andare a controllare soprattutto sul grafico settimanale, che è il grafico più importante, sul quale poi andremo anche a stilare quelli che sono i livelli di questa settimana, come stiamo facendo da un po'. Allora, questo breakout è avvenuto la scorsa settimana con un più 10% e configura la definitiva rottura di questo movimento ribassista che aveva tenuto a livello settimanale più o meno da aprile del 2024 per tanto tempo, e configura anche un'inversione molto rilevante. Poi qui abbiamo raggiunto il mio secondo livello di resistenza, perché poi l'ultimo è questo, il massimo storico, la zona massimo storico. Ok, non è il massimo storico in shadow, ma è il massimo storico in close della settimana, che è il più importante di tutti, il vero tallone d'Achille. Però attenzione, perché questo scaglione a $70,000 è più importante del successivo in termini di volumi. Ciò significa che il superamento di questo livello di pricing, $70,000 circa, è molto più difficile rispetto al superamento dell'altro livello di resistenza, che è i $71,600-$72,000, perché qui il mercato Bitcoin ha speso poco tempo. Ciò significa che questo è un livello importantissimo, ma meno difficoltoso di quello a 70. Quello a 70 è più difficile da battere. Tutto qui. Non vuol dire che sono uno è importante e l'altro no, vuol dire che
è più difficile battere questo a 70.000 dollari rispetto all'altro. Poi dopo il 9% di 9,62 della verità di estensione, questa settimana inizia con una candela rossa che ci sta e alla grande, e finora niente cambia, perché in realtà questa è solo una fase di pullback di un trend che teoricamente ha invertito. Quindi questa rottura di questo breakout è importante, però ci sono dei però, perché la discesa sotto alcuni livelli è peggio ancora. Magari il rientro al di sotto di questo trend line discendente sarebbe molto pericolosa da fare in questa settimana. In ogni caso, al momento la debolezza di Bitcoin, che va anche a sposarsi con un scenario ciclico che adesso vi mostro, che è assolutamente conforme e coerente, non mi fa avere, diciamo, paura di niente, direi così. Quindi in sostanza potremmo avere esclusivamente una fase di respiro questa settimana, per poi un recupero da mercoledì, giovedì in poi, a tentare di far sì che questa candela magari possa restare anche rossa, ma magari non così profondamente rossa come quello che che sta cercando di creare in questo momento. Andiamo a ragionare da un punto di vista di analisi ciclica adesso. Da un punto di vista di analisi ciclica, questa struttura è una chiusura di un ciclo a 10/13-14 giorni, cioè una zona di un ciclo teoricamente medio del mensile, che però, essendo molto corto rispetto alla normalità, di solito è tra i 15-18 giorni. Se sta facendo questa chiusura in maniera anticipata, come sembrerebbe proprio in questo momento, cioè intorno agli 11-12 giorni, quindi in questa fase, probabilmente ci struttura un ciclo a forma ternaria. Ancora una volta, come piace tanto a Bitcoin, 1, 2, 3 il precedente, in forma ternaria, quindi 1, 2, 3, potrebbe essere così, ok? Ovviamente siamo all'inizio del ciclo mensile. Questo ci fa ben presupporre. Cosa è successo qui? Ok, ragazzi, ci risiamo. Problema della connessione del mio Mac. Allora, qui in sostanza noi dobbiamo capire se questo ciclo si chiuderà entro domani o dopodomani, anche già domani può bastare. A quel punto dovremmo avere una ripresa e una ripartenza della nuova struttura ciclica. Attenzione, perché ci sono anche delle configurazioni importanti sui cicli inversi di Bitcoin. Non ne parliamo di solito sul canale, però in questo contesto i cicli inversi possono essere particolarmente insidiosi, perché è in atto una probabile ripartenza di un ciclo di natura trimestrale che potrebbe in realtà vanificare proprio questo tentativo di breakout di Bitcoin che è avvenuto la scorsa settimana, e quindi riportare tutto un po', no, in fase di congestione per un po' di tempo. Allora, è uno scenario che possiamo ragionare, di cui non vi voglio parlare comunque nel video, perché non è uno scenario che secondo me può essere analizzato in questo momento. Magari lo analizzeremo successivamente. Ovviamente ne stiamo prendendo, lo stiamo utilizzando, diciamo, in Academy, no, per le nostre analisi già anche quello. È molto interessante però andarlo poi a considerare. Qualora dovesse esserci una fase di debolezza molto più importante, sappiate che per quel motivo lì, in quel caso poi parliamo anche di questo scenario che effettivamente si sta andando magari a delineare, o potrebbe, diciamo, delinearsi se il tentativo di recupero in questa settimana di Bitcoin fallisse. Al momento la cosa più importante che secondo me bisogna tenere a mente è che da questa zona in poi, quindi tra domani e dopodomani, deve avvenire una zona di recupero, una fase di recupero. E se questa fase di recupero avviene ed è importante, questi massimi sono tranquillamente riaggredibili. Ora, proprio in virtù del fatto che stiamo parlando, cerchiamo di unire i puntini, facciamo così. Allora, in virtù del fatto che stiamo tentando di avere un rialzo consistente di Bitcoin, perché non siamo più a 60.000 dollari, siamo a 70.000 dollari, quindi la rottura di questo livello di resistenza configurerebbe per Bitcoin il lancio verso una price discovery, cioè l'ingresso in zona dove i prezzi non sono mai stati raggiunti, massimi storici su massimi storici, con probabile lancio della fase della seconda parte della bull run di Bitcoin iniziata dai minimi di novembre 2022. Questa cosa qui è configurabile nell'arco di 2 giorni. Allora, la vera domanda che noi dovremmo porci è se
un atto di guerra di questo tipo, no? Di forza di Bitcoin così importante, può essere effettivamente strutturato in pochissimi giorni. Sì, tutto è possibile, però anche una fase riflessiva di Bitcoin che possa durare un pochino di più, magari una decina di giorni, non è che stia proprio male in un contesto del genere. Perché? Perché oggettivamente siamo sotto un livello di resistenza che è forse il più importante degli ultimi 8 mesi dell'anno di Bitcoin. E quindi un po' di riflessione, una settimanina di riflessione, non è che ci stia tanto male. Tra le altre cose, anche una decina di giorni di riflessione, una settimana di riflessione, che non vuol dire crash, riflessione, si intonano anche alla perfezione con tutta la questione ciclica inversa, di cui ora non vi sto parlando, però ci stanno anche a dovere, perché in realtà è proprio una rottura di questo livello di resistenza, non nell'immediato, ma nei prossimi giorni, verso la fine del mese di ottobre o i primi di novembre, che configura maggiore forza proprio a Bitcoin. Se invece lo fa tra domani e dopodomani, ritorna e ci riprova, configura meno forza. Lo so, sembra strano, ma è proprio così. Quindi in realtà, se io dovessi proprio dirvi la mia, direi che un paio di giorni di riposo, magari con un tentativo di down che finisce entro domani, e questo ci può stare tranquillamente. Però poi magari una ripresa che oscilla e che quindi mi configura cosa? Una barra di congestione, che magari può avvenire proprio in un tentativo di recupero per il movimento centrale di questo mensile. Sarebbe la soluzione più importante, quindi fare una down qui per poi oscillare in questo modo e poi sviluppare dopo il breakout del livello dei 70.000, quindi solo nell'ultima e terza, teoricamente, terza parte del mensile. Poi ovviamente queste sono solo idee, ragazzi, e sono secondo me le idee principali per far sì che magari si possa avere un atteggiamento del mercato più consono a quelle che sono le diverse strutture cicliche, di cui appunto non vi tedio con analisi approfondite, non è questo il luogo sicuramente adatto. Però in linea di massima un atteggiamento del genere, quindi anche un riposo in questa settimana, non è una cosa sbagliata, anzi, tutta il contrario. Se vi ricordate, tempo fa abbiamo anche fatto la stessa riflessione con la questione legata ai ribassi che stava facendo, dove io auspicavo che il mercato continuasse a scendere, come in effetti ha fatto, per essere più robusto poi in futuro. E anche in questo caso, riflessione, respiro per un tot di giorni e attesa, tentativo secondario di breakout della resistenza importante a $70.000, configurerebbe maggiore forza proprio a Bitcoin. Fatemi sapere cosa ne pensate. Questi sono i livelli comunque della settimana, che adesso li riprendiamo al volo. I $70.000 li avete visti e chiaramente compresi. Poi abbiamo a livello di ribasso la zona $66.000 circa, 65 e mezzo. Ovviamente io dico che già un sotto $66.000 in chiusura della settimana, non in shadow, diventa molto pericoloso, perché è un pullback, però un pullback un po' incisivo per Bitcoin. Quindi si può tranquillamente arrivare intorno ai 65.8 anche in shadow, ma poi deve ritornare a chiudere un po' sopra e oscillare magari in zona 66. A livello up abbiamo la maxi resistenza a $70.000, che secondo me questa settimana non ha così tante probabilità di essere breccata, a meno di una ripartenza lampo, e lo ribadisco, tra domani e dopodomani. Perché lo può fare in quel caso come alternativa, come vi ho detto all'inizio, ripartenza del secondo movimento del mensile, di questa attuale mensile, e però non sarebbe secondo me il top, perché configurerebbe un problema lato cicli inversi che ora non vi sto qui a raccontare. Quindi io aspico per ribasso e riflessione questa settimana. Non significa che sarà così, perché se avessi la palla di vetro, ragazzi, intanto vi direi ogni cosa sul canale, ma non è possibile. Quello è un auspico, nel senso che mi piacerebbe vedere un atteggiamento del genere, sarebbe bello, perché configurerebbe maggiore forza poi più in là. Però noi siamo sempre sul pezzo. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Buon inizio settimana e buon Bitcoin Monday a tutti.
Ciao!